tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi nuovo makeup tutorial sui toni della terra, con il marrone, questo soft smoky marrone che mi piace tantissimo, con le labbra che sono un po' più naturali ma comunque truccate. Allora, in questo tutorial vedrete l'applicazione di questo rossetto meraviglioso che è della Wet n Wild, che mi è piaciuto tantissimo, è un low cost e se avete la possibilità vi consiglio di acquistarli, sono stupendi. Questo è molto molto simile al Velvet Teddy di MAC e mi è piaciuto tantissimo, sia per la scrivenza, per la formula che ha, per la confortevolezza e tutto quanto. Niente, io spero che il tutorial vi piaccia, vi lascio al trucco e alla prossima. Allora ragazze, partiamo subito stendendo una crema perché ho il viso abbastanza screpolato, quindi voglio idratarlo prima di andare a truccarlo. Vado a prendere la mia crema dermopurificante, questa di Anthos, e la applico su tutto il viso. Dopo aver idratato la pelle passiamo agli occhi e andiamo a prendere un paint pot della MAC. Questo è il paint pot Constructionist. Praticamente è un bellissimo marrone, abbastanza metallico, ma molto omogeneo sulla palpebra. Diciamo che non è molto molto iridescente, brillante, è soltanto metallico. Lo vado a stendere con un pennello da sfumatura, questo è 229 della Zoeva ed è adatto per questo tipo di ombretti, sia per quelli in polvere che per quelli in crema, in mousse eccetera, perché ha queste setole, le setole fatte in questo modo. Quindi vado un po' a spennellare per riscaldare un po' il prodotto e poi lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile, arrivando fino alla piega dell'occhio. E lo sbordo leggermente. Adesso con un altro pennello, questo è sempre un pennello sia per polveri ma molto indicato per le mousse, gli ombretti in crema, ed è il 233 di Zoeva, infatti si chiama Cream Shader. Allora, questo qui è a lingua di gatto appunto perché è indicato per i prodotti in crema, io vado a prendere il mio Dandy, questo della Nabla, e lo vado ad applicare soltanto tamponandolo al centro della palpebra mobile, in questo modo. Adesso ragazze vado ad utilizzare un colore di transizione da applicare per sfumare l'ombretto nella piega dell'occhio e sulla palpebra fissa. Io vado a prendere il mio Noisette di Neve, questo bellissimo nocciola, e lo prelevo con un pennello da sfumatura e poi lo sfumo nella piega e sulla palpebra fissa. E una volta sfumato per bene, guardate come l'occhio subito diventa più leggero rispetto a prima, soltanto quando avevo sfumato soltanto sulla palpebra mobile. Adesso andiamo con un pennellino da precisione, prendiamo per colorare la rima inferiore dell'occhio il colore tacco 12, questo marrone rossastro, questo qui della palette di Neve. E lo andiamo a sfumare appunto nella rima inferiore. Insistiamo bene alla fine dell'occhio, all'angolo esterno, per definire la V dell'occhio. E poi con un pennellino piccolo da precisione, il 231 della Zoeva, prendiamo un altro po' di colore, sempre tacco 12 della mia palettina di Neve, e andiamo a sfumare l'esterno. Ora ragazze, dopo aver piegato le ciglia, vado a prendere la mia Magic Pencil di Nabla e questa è la colorazione medium e la vado ad applicare in modo eyeliner, bordando la rima ciliare superiore.
Dopo aver steso la Magic Pencil e aver bordato la rima superiore delle ciglia, passo al mascara e oggi utilizzo il False Lash Architect, quello della L'Oreal, quello che mi piace tantissimo, di cui ho parlato in un video a parte, e lo applico su ciglia superiori e inferiori. Adesso ragazze, per intensificare un po' il riflesso che mi ha dato Dandy al centro della palpebra, vado a prendere un po' di questo bellissimo colore che si rifà un po' a Dandy ed è Glitz di Nabla e lo applico appunto sopra a Dandy con il polpastrello. In questo modo il riflesso di Dandy si accende praticamente ed è molto molto più visibile. Ora ragazze passiamo a pulire un po' l'occhio e quindi vado ad applicare i miei correttori. Utilizzo l'1.0 Under Eye Concealer di Nabla e poi accompagnato da l'Anti-Cerne sempre di Avril nella colorazione Doré. Prendo anche un po' di Bella Sveglia che mi rende il tutto ancora più leggero e lo applico miscelandolo con il mio Under Eye Concealer di Nabla. Ora ragazze vado a pulire anche l'arca da sopraccigliare e prendo il color sempre di Neve Butterfly, che è questo qui, e lo applico con un pennello un po' più cicciottello. Ora vado a sistemare le sopracciglia, quindi per prima cosa vado a pettinarle all'insù e poi con la mia matitina vado a riempire gli spazi vuoti. Adesso ragazze applico un po' di Magic Pencil anche all'interno dell'occhio e mi concentro in particolare anche nell'angolo interno. Adesso passiamo alla base e oggi utilizzo la BB Cream di Benecos, quella 8 in 1 che già vi ho mostrato qualche altra volta, che mi piace tantissimo. Questa spugnetta è davvero carina perché ci permette, ovviamente ergonomica come proprio tutte le beauty blender, perché sono a forma di ovetto, hanno questa puntina così, ma questa tra l'altro ha anche questo taglio netto che magari ci permette di raggiungere più facilmente per esempio i lati del naso, che sono abbastanza difficili da raggiungere anche con la punta dell'ovetto. E terminato questo step prendo la mia cipria di Benecos Natural Compact Powder nella colorazione sempre Porcelain e la vado ad applicare con il pennellone, anche questo sempre lo stesso, il Powder Brush di Real Techniques. Prendo il mio blush, quello di Essence, nella colorazione 70 Kissable, che è questo qui, e lo vado ad applicare con il Blush Brush della Real Techniques. Dopodiché prendo un po' del mio Christine di Nabla e lo applico sull'apice dello zigomo. All'angolo interno dell'occhio vado a mettere anche lì un po' di Christine per illuminare e aprire ancora di più lo sguardo. Adesso ragazze, che il trucco occhi e viso è terminato, manca solo il rossetto. In questo caso io vado ad utilizzare per la prima volta il Body Roll di Wet n Wild. Vado prima a contornare le labbra con la mia matita di neve marmotta. E poi andiamo a provare una cosa diversa, vediamo cosa ne esce fuori. Vado a prendere un mio vecchio rossetto, mi sembra che l'ho presi dall'Avon e si chiama Color Trend, vabbè. Comunque la colorazione è caffè al latte, caffè Ulé, e lo applico soltanto al centro. Questo è un po' shimmer, è un color champagne, non saprei definirlo. Questi capelli svolazzanti e lo applico solo al centro.
Devo dire che l'effetto è molto carino, veramente bello. Ok, vado a sciogliere i capelli e vi faccio vedere il risultato del trucco. Spero che vi sia piaciuto e che torniate sempre a vedere i nostri video. Se vi è piaciuto cliccate mi piace perché mi farete tanto tanto contenta e vi saluto al prossimo video.